Campionato degli italiani. All'Orogel Stadium Dino Manuzzi per la 25esima giornata in Serie B. Conte.it, quarta di ritorno, va in scena la sfida tra il Cesena e il Bari. Il tecnico dei romagnoli Camplone ritrova i pugliesi da lui portati ai play-off nella scorsa stagione dopo il 2-1 sul Vicenza. Il Bari di Colantuono vuole fare la voce grossa anche in trasferta per restare attaccato alla zona play-off. Si parte agli ordini dell'arbitro Minelli di Varese. C'è questo cross di Sabelli in apertura da destra, la presa alta di Agliardi, meglio il Bari in avvio, il break di Capradossi, lo scambio fra Galano e Brienza, il sinistro di Brienza, Agliardi è attento e mette in calcio d'angolo. Il minuto è il 16esimo, 17esimo, ancora Brienza, dalla bandierina sbuca Floro Flores, c'è una deviazione, palla nel sacco, Bari in vantaggio con il secondo gol consecutivo di Antonio Floro Flores, che si fa tutto il campo del Manuzzi per andare ad esultare sotto lo spicchio di stadio occupato dai tifosi pugliesi, presente anche il presidente biancorosso Gian Caspro. Rivediamo il tutto, la palla arcuata di Brienza spunta alle spalle di tutti, l'ex attaccante del Chievo, c'è la leggera deviazione di Balzano, non arriva sulla sfera Agliardi, Bari in vantaggio, mezz'ora. Prova la riscossa, Ciano viene atterrato a centrocampo da Morleo, ammonito dal signor Minelli. 35esimo, ancora Ciano in area di rigore contro Tonucci, il cross respinge Morleo di testa, arriva al volo con il piattone Cone. Palla sul fondo, nessun problema per Mikai, ma sono i primi sprazzi di Cesena. Come al 42esimo, la progressione di Garritano, il rimpallo favorisce Balzano sulla destra, il cross troppo profondo per Cocco, con Ciano che chiamava il pallone nel cuore dell'area di rigore. Primo tempo che si chiude con il vantaggio del Bari, i pugliesi aprono in avanti anche la ripresa con questo sinistro comunque altissimo da parte di Salzano. Nessun patema d'animo per Agliardi. Dalla parte opposta il fallo e l'ammonizione di Bascia sulla scorribanda di Garritano. 55esimo, sulla successiva punizione è chirurgico Camillo Ciano, il pareggio della Cesena con il nono gol in questa Serie B. Conte.it, da parte del numero 10 bianconero un autentico specialista dei calci di punizione. Mikai vola ma nulla può contro la palla del 10 avversario. 60esimo, Galano per Floro Flores, la reazione del Bari, Floro Flores in area, il diagonale va fuori veramente di un soffio, Bari vicinissimo a tornare in vantaggio, fischia Minelli un fallo su Macek che chiede l'ammonizione all'avversario, non si può, il cartellino giallo come viene evidenziato anche dal replay è per il nuovo giocatore del Bari. 67esimo, ancora Ciano, è il più pericoloso di tutti, diagonale di prima intenzione e Mikai deve metterci i pugni per deviare in calcio d'angolo. Fallo tattico alla 72esimo di Schiavone su Galano, cartellino giallo e stretta di mano nei confronti di Minelli, ammonizione anche per il neo entrato Crimi al 77esimo. Ci prova il Cesena nella finale con questa azione di calcio d'angolo, respinge un po' con affanno la retroguardia del Bari, c'è tempo ancora per un'ammonizione, questa volta combinata ai danni di Sabelli, è 1-1 tra Cesena e Bari.